Salve e bentornati a una nuota bentornati ad una nuova lotta VGC Schifo 15, con una partita veramente speciale, divertente, ricca di colpi di scena, con tanti Pokémon nuovi che nessuno ha mai usato, come Mega Kangaskhan, Breloom Spora, Cresselia, insomma uno schifo. E non devo dire nient'altro perché questa partita parla da sé. Ringrazio come sempre Joe e cominciamo. Ed eccoci qua. Cosa vi aspettavate che facesse un Kangaskhan se non evolvere? Vabbè, classico. Mentre invece io ovviamente Mega Evolvo Charizard, anche qui cosa vi aspettavate che facessi? Il solito team uguale a settimana scorsa, insomma, tenuto sempre così. Proteggo Charizard pensando che mi sporasse appunto lui. Però mi sorprende. Predicto bene Bruciapelo, ma Spora va su Lucario. Lucario avrebbe dovuto colpire tipo male Kangaskhan, ma no. Turno dopo lascio Charizard perché cambiare co qualunque co cosa mi avrebbe comunque costato un turno di fermo. E speravo che Lucario si sarebbe svegliato. E invece no. Charizard si prende bene, cos'era, facciata, non ho ben capito. Lucario si sveglia e tira giù Kangaskhan. E infatti, come potete vedere, senza Landorus in giro, Kangaskhan lo si tira giù tranquillamente. Ve lo dico anche subito, questa partita è durata un sacco di turni, soprattutto vedrete alla fine, però, insomma. Mette comunque Landorus, il Pokémon che odio di più al momento. Prepotenza un po' in giro. Io tolgo Lucario perché l'avrei usato il turno dopo per come vittima sacrificale. Mando Tyranitar, predictando comunque frana. Infatti, per fortuna Charizard si è svegliato e ho usato protezione e ho guadagnato praticamente un turno. Sapevo che comunque avrebbe usato Spora su Lucario. E vabbè, l'ho fatto lo stesso. Non potevo lasciarlo lì con Landorus in giro, poi tra l'altro con Intimidate, non gli avrebbe fatto niente comunque. All'inizio non ci avevo fatto caso comunque, ma era Breloom quello con Choice Scarf e pensavo, non so, comunque che Landorus avesse Choice Scarf. Errore. Anche se lui o lei sbaglia più di me perché continua a usare frana quando avrebbe semplicemente potuto usare terremoto e tirarmi via subito Charizard e Tyranitar. Tra l'altro io me lo sarei aspettato il cambio di Charizard perché è comunque l'MVP del mio team. Lui comunque cambia Breloom perché ormai sono tutti e due addormentati e a me non me ne frega più un cazzo di Lucario perché non serve più a niente. Terremoto, infatti, mi conferma che ovviamente Landorus non poteva certo avere Choice Scarf. Penso Assault Vest, ma non ne sono proprio sicuro. Tyranitar invece resiste e si ricarica un po' con la Baccacedro. Mentre, come minchia si chiama, Nagi, boh, quella lì, mette Cresselia, altro Pokémon che odio. Insomma, 3 su 4 li odio di questo team. Mando Swampert. Predicto ovviamente il terremoto di Landorus e quindi bodyguard a palla e insomma il nostro amichetto si perde un turno. Psichico di suo non fa niente a Swampert, però è sculato e mi fa perdere difesa speciale. Riesco a far svegliare Tyranitar, insomma, col culo mi si sveglia Tyranitar, quindi ora sono libero anche di togliere Landorus. Infatti protezione su Tyranitar
che lo protegge da terremoto e tanto Swampert non prende niente dagli attacchi fisici, comunque li gestisce molto bene. Tuono onda su Tyranitar non ha effetto perché c'è protezione. E io levo con Ice Beam Landorus. Cresselia comunque non avrebbe fatto più niente perché con un Pokémon, ecco, infatti con Breloom bloccato in spora e Cresselia con Psichico, perché penso avesse solamente Psichico, non avrebbe certo potuto togliermi Tyranitar. Più che altro non ho ben capito perché usare sia Tuononda che Spora nello stesso tipo. Cioè è una cosa che fanno comunque tutti i Chalk. Però di solito non usano sia Tundurus che Amoongus. Li scambiano di solito. Cioè non ha senso sia dal punto di vista delle debolezze ma anche per le mosse di stato. Comunque. Qui ho fatto un erroraccio io, ovvero metto Charizard con l'intenzione di togliere Breloom, però invece che andare immediatamente su Breloom con Flare Blitz, lo proteggo mentre mando Tyranitar all'attacco su Cresselia. Lui lo predicta, perché pensavo mi sporasse Charizard, e quindi perdo un turno in cui, insomma, un turno che avrebbe fatto chiudere subito la partita, invece ci sorbiamo almeno un altro minuto e mezzo di sofferenze tra Pokémon che si addormentano, Cresselia che usano luce lunare, co cose così. Come fate adesso, Charizard mi muore e oddio, sapevo che avrei comunque vinto perché avrebbe finito le spore e Cresselia non avrebbe più fatto un cazzo. Poi con scontro si leva tre quarti di vita e leva un venticinquesimo a me, quindi sarebbe stata tutta questione di tempo. La lotta quindi è quello che vedete adesso. Cresselia che continua imperterrito a curarsi, Breloom che va avanti a usare spora, i miei Pokémon che si svegliano gli tirano giù quel cazzo di fungo di merda e la partita finisce, insomma. È stata una partita di merda. L'ho portata sul canale più che altro per mostrare che comunque se sei bravo a buildare, se sei bravo a giocarti le partite, puoi permetterti di giocare ciò che vuoi. E infatti io tendo a non usare Pokémon overused, ecco, in qualsiasi tier, comunque sia Smogon che Vigilsini, Nintendo, quello che volete voi. Ah, e tra l'altro scotto Cresselia proprio di cattiveria. Comunque la partita finisce qui. Beh, insomma, che dire, infine. Ho portato questo video molto monotono, molto stancante anche per me da commentare perché non mi sono certo divertito, come l'altra volta almeno. Più che altro per fare un sunto del VGC 2015, una noia mortale, solite strategie, soliti Pokémon, cose che comunque dopo un po' che continuano a tirarti addosso impari a contrastare e che quindi non diventeranno più un problema, a meno che il tuo avversario non sia davvero superiore dal punto di vista strategico, ma raramente così ultimamente. Quindi non mi resta altro che dirvi. E al prossimo video.